Ciao a tutti! Oggi in questo video vedremo assieme una mini routine di Pilates per allungare e tonificare tutta la parte muscolare della nostra parte superiore del busto. Quindi andremo a fare una serie di esercizi concatenati che andranno a coinvolgere tutta la principalmente la muscolatura delle spalle, delle scapole, il pettorale, il dorsale e i tricipiti. Ovviamente nel corso della lezione ci saranno una serie di esercizi che andranno a coinvolgere ulteriormente altri gruppi muscolari, perché è inevitabile che quando eseguiamo una routine di Pilates non andiamo a coinvolgere altri muscoli. Però l'importante è che voi sappiate che in questa sequenza ci focalizzeremo molto molto sulla parte superiore del nostro busto. Andiamo a cominciare semplicemente scaldando un pochettino e rilassando tutta la parte alta del torace. Se volete, al solito potete sempre seguire le prime parti introduttive delle lezioni complete di Pilates, la quale potete seguire la parte del riscaldamento per poi continuare con questa mini routine. Cominciamo subito e andiamo intanto restando seduti a sciogliere tutto il tratto cervicale, inclinando la testa verso destra, portando bene le orecchie verso la spalla e inclinandola verso sinistra. Andiamo ad alternare bene un lato e l'altro, continuo a guardare sempre davanti a me, sciolgo bene tutto il tratto cervicale. Ancora una volta. Riporto la testa dritta, inspirando come al solito, allungo le vertebre verso l'alto, buttando fuori l'aria, spingo il mentale esterno. Ancora inspiro su, butto fuori l'aria giù. Ancora due volte su, butto fuori l'aria giù. Ancora uno, su, butto fuori l'aria giù. Riporto la testa dritta, vado a disegnare un semicerchio, una mezzaluna con la testa. Vado da un orecchio all'altro, passando con il mento per lo sterno. Non vado mai dietro con la testa per evitare di andare a schiacciare la zona cervicale. Disegniamo solo una mezzaluna in avanti, da un lato all'altro, dondolando con la testa, con un orecchio che va verso una spalla all'altra. Ritorno con la testa dritta e inspiro, porto sulle spalle, butto fuori l'aria, le tiro giù. Non vado a portare il movimento dai gomiti, ma le braccia rimangono completamente rilassate. Inspiro, cerco di focalizzare tutto il movimento, concentrandomi soltanto sulle spalle. Vado a ruotare bene, disegno dei cerchi completi, passo per tutti i punti, inverto il senso di rotazione, da dietro in avanti. Ancora, continuo. Inspiro quando porto sulle spalle, butto fuori via quando le porto giù. Ancora due. E inspirando, portiamo bene le braccia laterali, tese tese, cercando di concentrarci sulla zona dorsale, cercando di capire in che maniera si trova la forza muscolare. Spingendo leggermente sotto l'ascella, dovremmo sentire la scapola che piano piano spinge in avanti e va verso l'esterno. Le braccia tirano lontani, le scapole vogliono rientrare dentro la posizione corretta nella colonna e allungarsi, allargarsi verso fuori. Devo sentire tensione tenendo le braccia ben tese sulla parte scapolare. Mantengo la posizione, ruoto il palmo della mano verso l'alto, inspirando mantengo le spalle basse, porto le braccia parallele su, buttando fuori l'aria, palmo della mano rivolta al pavimento, arrivo di nuovo all'altezza delle spalle. In, le spalle rimangono basse, es. Ancora in. Quando porto giù le braccia, immagino realmente di dover spingere due macigni, spingo e sento attivare bene le scapole e spingo giù la cassa toracica, è sempre chiusa, in e es. Mi allungo sempre verso l'alto, sento bene gli ischi poggiati al pavimento, la schiena drittissima. Se non riesco a mantenere la posizione, faccio tutto seduta su una sedia o poggiata con la schiena a una parete. Es, ancora. In e es, ancora, in e es, l'ultimo, in e es. Da qua ruotiamo i palmi delle mani verso il soffitto, andiamo ad avvicinare i gomiti al nostro busto. Inspirando, chiudiamo e portiamo le braccia parallele davanti a noi. Buttando fuori l'aria, cerchiamo la massima rotazione tenendo i gomiti stretti, non alzando le spalle. In, es,
in, es, in, ancora, es, in, ancora, es, continuo, in, es, ancora tre, in, es, ancora due, in, es, per l'ultimo, in, mantengo la rotazione delle braccia, da qua, in, distendo le braccia, sento sempre i dorsali attivi, es, spingo come se avessi qualcosa sotto la ascella da dover comprimere e porto i gomiti verso il busto, devo sentire lavorare tricipiti e torace e dorsali, in, es, ancora, in, non alzo le spalle, es, le braccia non superano mai l'altezza delle spalle, es, ancora, in, es, continuo, in, es, ancora, in, es, continuo, in, es, continuo, in, es, non mi fermo, sento bene il lavoro sotto la zona dorsale, gli ultimi due, in, es, in, es, distendo le braccia, ruoto i palmi verso il pavimento, spezzo i polsi e vado a tenere le braccia tesissime con le mani che puntano parallele alle due pareti opposte che abbiamo ai nostri lati. Le mani rimangono sempre tese, le dita sempre rigide e attive, da qua inspirando portiamo di nuovo i gomiti vicino a noi, buttando fuori l'aria, spingiamo con la mano così a 90 gradi, inspiro, butto fuori l'aria, ancora, inspiro, butto fuori l'aria, ancora, sento sempre la postura, mi allungo verso l'alto, sento sempre gli ischi al pavimento sulla sedia dove sto seduta e sento sempre il lavoro dorsale, ancora, in e esp, ancora, in e esp, ancora, in e esp, in, esp, in, esp, ripetiamo tutto, vado a portare rotazione fuori e dentro, ancora fuori e dentro, ripeto tutto, fuori e dentro, ancora fuori e dentro, gli ultimi tre esercizi, li ripetiamo un'altra volta, ancora fuori e dentro, continuo, fuori e dentro, gli ultimi due, fuori, dentro, l'ultimo, fuori, dentro, da qua, stendo e chiudo, in, es, sempre lunghissimo verso l'alto, es, ancora, in, es, ancora, in, es, i gomiti si avvicinano sempre al busto, es, ancora, in, es, l'ultimo, in, es, stendo le gambe, cambio la posizione, continuo, in, spingo veramente, ancora, in, spingo. Questi sono degli esercizi che potete fare con l'aiuto della banda elastica nel caso aveste a casa un elastico a disposizione. E troverete maggiore resistenza e quindi più fatica muscolare. Ancora, spingo e resisto, ancora, spingo e resisto, l'ultimo, spingo e rilasso. Vado a sciogliere un pochettino tutta la parte delle spalle. Cambiamo posizione e ci andiamo a sedere sulle ginocchia. Chi sta seduto sulla sedia si alza in piedi perché da seduto questo esercizio non lo può fare a meno che non si ritrovi con uno sgabello e quindi abbia libera la parte dietro del corpo. Altrimenti ci andiamo a sedere sulle nostre ginocchia e da qua le braccia vanno, un giro secondo per farvelo vedere, vanno ad incrociarsi, sono tese tese, vanno ad incrociarsi una volta da un lato e una volta dall'altro. Le braccia rimangono tese. Fin dove riesco vado ad incrociarle, ok? Prendiamo la posizione, buttiamo fuori l'aria, mi incrocio delle braccia e vado, butto fuori l'aria, vado, strette le braccia e tese, mantengo il movimento, continuo, vado, sento lavorare i tricipiti, continuo, non mi fermo, non mollo, strette e tese le braccia, continuo, mantengo la posizione, continuo a lavorare, sento i tricipiti che lavorare. Cerco di aumentare leggermente la velocità. Le braccia rimangono sempre tese e continuano a lavorare. Di nuovo leggermente più lento. 1,
6, 7, 8 e rilasso. E rilasso, ancora rilasso. Distendo le braccia lateralmente, chiudo i pugni e continuiamo sempre a lavorare per queste fantastiche alette di pollo che tutti abbiamo sotto le braccia. Chiudiamo bene i pugni e andiamo a ruotare con i pugni prima rivolti verso il pavimento. Continuo, braccia tese. Ruoto, ruoto, ruoto. Andiamo a cambiare la posizione dei pugni e li rivolgiamo alla parete di fronte a noi. Continuiamo a ruotare. Cambiamo la posizione dei pugni, andiamo a rivolgerli verso il soffitto e continuiamo a ruotare. E di nuovo portiamo i pugni in fronte a noi e cambiamo senso di rotazione. Ruoto, 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 non mi fermo. Porto i pugni paralleli al pavimento e continuo a ruotare. Distendo adesso le mani, mantengo le braccia tesissime e da qua inspiro, butto fuori l'aria, spingo, inspiro, butto fuori l'aria, spingo, inspiro, in, ogni volta spingo e sento attivare i dorsali, in, non alzo le spalle e vado, ancora in, ancora in, ancora in, continuo, aumento la velocità. Sempre coordinando la respirazione al movimento. Lo mollo. 3, 2, 1 e rilasso. 1 e 2 e 3 e 4. Molto bene, cambiamo posizione ancora una volta. Ci distendiamo adesso, ci restiamo seduti al pavimento e andiamo a appoggiare le mani esattamente dietro di noi, le gambe rimangono piegate. Da qua andiamo a flettere il più possibile il busto dritto, dritto, dritto verso dietro, mantenendo i gomiti stretti e ritorniamo su. Scendo con i gomiti ben stretti e su. La schiena è sempre dritta. Partiamo con le gambe piegate. Gomiti ben stretti, vado un po' più indietro, e su, ancora, stretti i gomiti, e su, continuo, giù le spalle, apro bene il busto, il chest, e su, apro bene il torace, e su, ancora, giù, e su, ancora, giù, e su, continuiamo, andiamo a stendere le gambe. E su, stessa cosa, giù, e su, e giù, gomiti ben stretti, su, ancora giù, e su, continua, su, su, ancora, giù, su, continuo, giù, stretti i gomiti giù le spalle, aperto il torace, su, gli ultimi due, giù, su, l'ultimo, giù, e su, inspiro, vado a rilassare completamente la mano su tutte le braccia, rilasso tutto. Piano piano ci portiamo su, andiamo a sdraiarci al pavimento, andiamo a fare un altro esercizio in cui le braccia dovranno assumere questa posizione, quindi i gomiti perfettamente uniti, le mani perfettamente a contatto l'una con l'altra. Le braccia che movimento faranno? Le braccia faranno questo, su, e giù, si muoveranno su un piano parallelo, quindi le braccia faranno questo e tornano giù, le spalle rimarranno basse e giù. Questo sarà il movimento delle nostre braccia, dovremo sentire tutto il lavoro sulla zona del tricipite. Le gambe le manterremo in sospensione se ci riuscite, se trovate che il movimento è troppo faticoso per chi a secondo del vostro livello, le gambe le lasciate poggiate per terra. Preferirei per lavorare ancora anche un po' la parte dell'addome e che della muscolatura anche delle gambe, che restate in sollevamento con le gambe. Ognuno però valuta la propria possibilità. Da questa posizione le gambe rimangono incrociate, le mani come abbiamo detto ben tese. Da qua inspiriamo,
Prima facciamo solo il movimento delle braccia, l'esercizio ancora non è completo. Ancora. Andiamo a immagazzinare questo movimento. Continuo. Da qui butto fuori l'aria, contraggo l'addome, sollevo le spalle da terra e continuo lo stesso movimento. Inspiro, vado giù. Inspiro, vado giù. E ancora. Continuo. Ancora. Non mi fermo. Gli ultimi due. Estendo le braccia, poggio giù le gambe. Distendo bene le gambe al pavimento, mi allungo bene con le braccia in una direzione e con la gamba nella direzione opposta. Faccio delle circonduzioni complete con le braccia. Qua in inverso, sfioro il pavimento. Inspiro, sfioro il pavimento. Inspiro, sfioro il pavimento. Inspiro e adesso inverto il senso di rotazione da avanti e verso su, avanti e su, circonduzione completa, avanti e su, l'ultimo, avanti e su, rilasso tutto, ci andiamo a girare sul fianco e da questa posizione continuiamo a lavorare tutta la muscolatura dorsale e delle braccia. Ci tiriamo su con tutto il peso sul braccio, sempre la sensazione è quella che vi dico sempre, di volervi staccare con il busto dalla vostra spalla e dal vostro braccio. Questo fa sì che attivate tutta la muscolatura dorsale e tutta la parte del trasverso e riuscite a non pesare, a non gravare con il peso sulla spalla. Ok, da questa posizione la testa rimane sempre in allineamento con la nostra colonna e andiamo a fare questo esercizio. In partenza poggiamo il braccio sulla spalla che va a sostenere il nostro peso. Le gambe sono tutte e due piegate e andiamo, solleviamo sul bacino, andiamo a controllare che il nostro corpo sia, scusate, ben allineato. Quindi da questa posizione avrò come punto d'appoggio un ginocchio, una caviglia, un polso, una mano. Da qua, inspiro e butto fuori l'aria, quasi a voler infilare con il corpo dentro al buco. Inspiro, butto fuori l'aria. Ancora, inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro, butto fuori l'aria. Mi sostengo bene, inspiro, butto fuori l'aria. Ancora, inspiro, butto fuori l'aria. Continuo, inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro. Espiro, gli ultimi due, in. Espiro. In, sempre controllo del corpo. Tiro sul braccio. Andiamo a appoggiarci col bacino sui talloni. Cerchiamo di allungare il lato tutta la parte opposta della colonna. Allungo, allungo, allungo. E riprendo la posizione. E ricomincio. In. Espiro. In. Espiro ancora. In. In, es, continuo, in, es, all'ultimo, in, es, allungo, bene, lateralmente. Cambiamo lato. Prima di prendere la posizione allunghiamo un po' il tratto che abbiamo appena lavorato della parte laterale del busto. Andiamo a prendere anche in questo caso la posizione con il braccio ben teso, abbiamo i nostri punti di appoggio che abbiamo detto essere ginocchio, piede e polso e vado. Respiro bene, ogni volta voglio infilarmi in buco e salgo. E continuo. Ancora. Ancora. In. Ancora, in, espo, in, espo, in, espo, l'ultimo, in, espo e vado ad allungare, bene, tutto, rilasso,
Sempre devo sentire le spalle bene aperte. Non ruoto verso terra, altrimenti non tira nulla. Riprendo la posizione e parto in. E ancora in. E continuo in. E ancora in. E ancora non mi fermo. Allungo bene lateralmente, passo da davanti, allungo e distendo le braccia e cambio, vado nel lato opposto, apro bene tutta la parte delle spalle, ritorno su e rilasso. Andiamo a fare un'ultima cosa in quadrupedia. Allora, da qua, partendo dalla quadrupedia, l'esercizio nella versione più facile mantiene un braccio e due gambe posizionate a terra. L'esercizio nella versione leggermente più difficile lavora con una gamba distaccata dal pavimento. Quindi, vediamo cosa fa l'esercizio, poi io ve lo eseguirò con la gamba sollevata. Chi non lo volesse fare perché lo trova troppo difficoltoso, mantiene gambe e braccio a terra, sposta solo un braccio parallelo al busto, ok, da qua spingo e molleggio verso l'alto buttando bene fuori l'aria. Non sposto il peso sulla gamba verso col bacino verso il braccio che sto lavorando, rimango centrata anche nel caso in cui staccassi la gamba da terra, l'addome è chiuso e continuo, butto bene fuori l'aria, molleggio, mantengo, la gamba è parallela al pavimento, l'addome è chiuso, la testa continua a guardare verso terra, continuo. Quando cambio lato non molleggio col peso da una parte all'altra, il peso rimane lì dove è, soltanto cambio braccio e chi vuole cambia gamba, continuo, respiro sempre, non rimango in apnea, ancora, resisto, vado, 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 poggio giù, gambe e braccio, poggio il bacino sui talloni, allungo bene le braccia in avanti. Per chi volesse, distanzio un pochino le ginocchia, spingo bene il petto verso il pavimento. Sento tutto il pettorale tirare, tutte le scapole in tensione. Andiamo adesso a sciogliere un attimino le nostre scapole, distendendoci a terra, posizionando bene le braccia dietro la nuca, tutto il corpo è rilassato, ma vanno soltanto i gomiti. Alziamo al massimo i gomiti, sentiamo le scapole vicine tra loro e ispirando le riportiamo giù ancora, su e giù, ancora su e giù, continuo, su e giù, ancora su e giù, continuo, non mi fermo, su e giù, gli ultimi due, su e giù, l'ultimo, su e giù, porto le mani vicino alle spalle, mi tiro su e andiamo a tirare bene il braccio sinistro verso di noi, il braccio è teso, cambiamo lato, tiriamo il braccio destro, la spalla è bassa, sciogliamo la posizione, andiamo ad afferrare bene le mani una dietro l'altra, spingendo bene il gomito alto verso la tempia e il gomito basso verso il busto, cerco di afferrare tra di loro le mani, il busto è dritto, la spalla è bassa, la testa è dritta, se non ci riesco mi concentro su due gomiti che spingono, uno verso il busto e l'altro verso la tempia, cambio lato, apro bene le spalle e rilasso, 4 rotazioni complete delle spalle, poi andiamo ad allungare poco poco la schiena e 4, bene, partiamo dalla quadrupedia e da qui più
Tenete strette le gambe, più andrete ad allungare la muscolatura dietro nelle gambe e ad allungare i tendini. Più le gambe sono distanti, più sarà semplificato l'esercizio. Quindi, ispirando, siamo qua, stacchiamo un pochino le ginocchia da terra, buttiamo fuori l'aria, stendiamo, andiamo su. Inspiro, torno, non tocco con le ginocchia, butto fuori l'aria, spingo il petto verso le gambe. Inspiro, butto fuori l'aria. Ancora espiro, butto fuori l'aria, ancora espiro, butto fuori l'aria, porto il peso tutto sui piedi e soltanto srotolo la colonna, prima lascio andare giù completamente il peso del corpo, sento il peso distribuito su tutto il piede, da qui piego le ginocchia, srotolo una vertebra per volta, mi porto su in piedi e abbiamo finito. Allora, come al solito, questa è una routine che potete eseguire 2-3 volte di seguito a seconda della vostra resistenza, insomma, è abbastanza leggera. È molto importante però che voi vi concentriate sulle sensazioni che vi ho trasmesso, perché se cerco di produrre quelle spinte che io vi dico durante l'esecuzione dell'esercizio, allora sentirò davvero il lavoro, perché essendo un lavoro a corpo libero è ovvio che dobbiamo realmente cercare di sentire l'attivazione muscolare. Non c'è un peso in questo caso che necessariamente fa lavorare e attivare il muscolo. Dobbiamo essere noi con la nostra concentrazione, con la nostra concezione del corpo, dobbiamo riuscire tramite la nostra consapevolezza ad attivare i tratti muscolari che in quel momento vogliamo che lavorino. Ok, spero che la lezione vi sia piaciuta e che vi sia di aiuto, insomma, ad alternare anche delle tipologie di allenamento più intensi. Questo non è che non sia intenso, richiede una consapevolezza e una concentrazione differente rispetto ad altre tipologie di allenamento del fitness. Spero che vi piaccia, cercate di alternare sempre lezioni un po' più soft con lezioni più appunto di concentrazione, con lezioni un po' più strong e ci vediamo al prossimo video. Seguite sempre la nostra pagina Anytime Fitness Valente su YouTube e seguiteci sui social. Un bacio a tutti!